Buongiorno a tutti, siamo con Dariano Luigi, geologo dell'amministrazione provinciale, qui in veste responsabile del campo. Responsabile del campo, che campo tecnici della regione Toscana. La regione Toscana, e ci accompagnerà l'amministrazione provinciale di Massa. Massa Carrara, io sono di Massa Carrara, il campo è delle amministrazioni provinciali di Massa Carrara, Arezzo e Siena, gestito da queste tre amministrazioni provinciali. Ricordiamo il campo di San Demetrio Nevestini. Ci accompagnerà adesso Dariano in una passeggiata all'interno del campo, spiegandoci i vari ruoli delle tende, i vari ruoli delle persone. Sì, dunque, qui abbiamo i servizi igienici nostri e dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco, che possiamo vedere l'accampamento, si intravede attraverso questa apertura. Qui ci sono 11 vigili del fuoco di supporto al campo. Questi che vedete sono i servizi igienici della scuola di San Demetrio, l'istituto comprensivo, che la sede è alle nostre spalle, ma adesso si trova in queste due tende. Nella prima tenda abbiamo la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, nella seconda tenda le scuole medie inferiori e superiori. Questo è stato realizzato qui dai volontari del campo. Dai volontari della provincia, sia della provincia di Massa Carrara che di Siena che di Arezzo. Ecco, perché ricordiamo che nel campo è cogestito, se non sbaglio. Esatto. Da quali province? Arezzo, Massa Carrara e Siena. Qui di fronte a noi leggo segreteria. Segreteria, sì. Allora qua vengono accreditati i vari volontari e tecnici che prestano servizio nel campo e presso il COM 2 qui di San Demetrio. Abbiamo tutta la gestione amministrativa del campo che passa attraverso questa tenda qua, dove operano due volontari. Attualmente ci sono due volontari del gruppo comunale di San Sepolcro. Qua alla nostra destra abbiamo la mensa, questa tenda grigia, e reparto cucine, questo box verde dove stanno lavorando alcuni volontari per sistemare la copertura, perché qua abbiamo una volta al giorno all'incirca un acquazzone intorno alle 3, alle 4 del pomeriggio. Ora, negli ultimi due giorni solo poche gocce d'acqua, però la settimana scorsa, un giorno sì, e la settimana scorsa tutti i giorni dalle 3 alle 4 una scossa, perché la particolare conformazione orografica di queste montagne fa sì che nel pomeriggio si addensino le nuvole, e in questa stagione soprattutto, e piova. Quindi qua state facendo dei lavori per permettere lo scolo dell'acqua? Esatto, sì, in maniera tale che l'ingresso della mensa e delle cucine, dove stazionano anche i volontari prima di servire a tavola, sia coperto e non ci sia... Per agevolare il lavoro dei volontari, senza essere torti d'acqua. Esatto. Qui adesso... Quante tende ci sono all'interno del campo? Dunque, ce ne sono attualmente 10. 10 dove alloggiano i volontari e i tecnici. Questa tenda, la numero 5, viene utilizzata come magazzino, dove abbiamo diversa roba per il mantenimento del campo, attrezzi, cuscini, coperte, brandine. Mentre poi qui abbiamo le varie tende dove alloggiano i volontari. L'ultima lassù in fondo, la più grande, la numero 1, attualmente ospita 15 tecnici volontari che fanno i rilievi sugli edifici per verificarne l'agibilità o meno. Quante persone ospita il campo? Attualmente siamo in 41, 15 tecnici volontari, poi ci sono i volontari e i vigili del fuoco. Ma adesso non sta accadendo alle nostre spalle, vedo dei bimbi entrare a scuola. Sì, sono le 9:30 e i bambini stanno entrando a scuola. Come vi dicevo prima, qui abbiamo la scuola per i più piccoli, asilo ed elementari, questi sono studenti delle scuole medie inferiori.
entrando, poi dalla parte opposta della tenda c'è l'entrata dei più grandi ancora, scuole medie superiori. So che siamo noi, cioè siamo il campo a fornire la merenda. La merenda, esatto. Abbiamo la cucina che sta in questo momento sta preparando la merenda per i bambini che fra circa un'ora e mezzo faranno la pausa per la ricreazione e potranno mangiare gli ottimi panini che prepara la nostra cucina. Va bene, io ti ringrazio, Aureliano. Di nulla. Ti lasciamo al tuo lavoro. Va bene. Arrivederci. Ciao, grazie.